Beh, fatemelo dire, e anche con molta emozione, con molta gioia e con molto entusiasmo, che con tutti i ragazzi, i bambini che avete visto qua, questi meravigliosi musicisti, tutti i ragazzi di Pizzo Calabro, tutti i ragazzi e tutta la gente della scuola italiana, apriamo il nuovo anno scolastico, tutti a scuola, tutti in presenza. No, non è stato... Questo non è il risultato di una routine, non è neanche un azzardo, è il risultato del lavoro silenzioso che per mesi tutto il mondo della scuola ha fatto. La scuola non ha mai chiuso, anche nei momenti più bui la scuola aveva la porta aperta. E lo ha fatto, perché il mondo della scuola è la più grande comunità di lavoro di questo paese. Nella scuola lavorano 1,5 milioni di persone, insegnanti, personale ATA, a cui rivolgo in particolare il mio saluto, i dirigenti, i nostri presidi, tutti i collaboratori, 1,5 milioni di persone, che hanno lavorato per permettere a 10 milioni di bambini e bambine, ragazze e ragazze, giovani e anche sempre più adulti, di trovare la loro comunità di vita, perché la scuola è una comunità di vita ed è una comunità generosa. Presidente, la scuola ha risposto prima di tutti e più di tutti all'invito a vaccinarsi, il 94%. I nostri ragazzi, i 2/3 si sono vaccinati e i più grandi sono arrivati al 75%. E allora grazie a tutto il personale della sanità, grazie a tutto il personale della scuola, grazie alle famiglie, grazie a tutti i ragazzi, una comunità presente, perché abbiamo tentato sempre in tutti i modi di tenere sempre il collegamento con i ragazzi. Lo abbiamo fatto gli esami di maturità e di terza media in presenza, 1,100,000 ragazzi, 1,100,000 che hanno fatto l'esame di maturità in presenza. E poi la scuola d'estate, l'hai visto, Fabio? Non qualche scuola, tutte le scuole, 7,100 su 8,000, che hanno fatto, pensate, abbiamo recuperato 1,650,000 ore di attività didattica e di vita assieme, di sport, di cultura sulla sostenibilità. Saluto i due sottosegretari, Barbara Floridia e Rossano, che hanno lavorato moltissimo in questo periodo. Grazie moltissimo a tutti e due. Una comunità, dicevo, generosa, resistente, ma anche fortemente innovatrice. Avevamo una sfida, ce l'aveva data il Presidente Draghi, riportare docenti a scuola prima che arrivassero i ragazzi. E grazie a tutto il nostro personale che abbiamo qui, ce l'abbiamo fatta. Anche noi abbiamo vinto la nostra medaglia d'oro. Grazie ragazzi, grazie a tutti. E abbiamo fatto anche delle forti innovazioni metodologiche per la piattaforma, per vedere, rispettando i diritti di tutti, come era il Green Pass. Sembrava una sfida impossibile, ce l'abbiamo fatta. Così come i trasporti, per cui ringrazio tutti i prefetti, ringrazio tutti gli enti locali, le regioni. Grazie Presidente, grazie a tutti. E poi, mentre facevamo tutto questo, abbiamo cominciato con le riforme che abbiamo concordato in Europa, Presidente, la riforma della scuola tecnica e professionale, perché il nostro Paese ha bisogno della scuola tecnica e professionale, bisogno di riconoscere la forza della nostra scuola tecnica e professionale. Abbiamo qui questo esempio fantastico. E poi il reclutamento, che brutta parola, l'assunzione dei nostri docenti, di tutto il nostro personale. E poi
la formazione continua di tutte le persone che vivono nella scuola e che poi partecipano nel mondo della scuola. E poi la riforma complessiva, a partire da quella dell'organizzazione, ma anche quella della didattica. La scuola non si è mai fermata e sta facendo tutto questo. E lo sta facendo per un principio che abbiamo visto in questi giorni. La scuola è il battito della comunità. Il ritmo della scuola è il ritmo della vita di tutti noi. E quando non c'è stato, ci siamo sentiti persi. Noi sappiamo perfettamente che la battaglia contro questo virus non è finita, però insieme ce la facciamo, passo dopo passo. Siamo messi in cammino e vinceremo anche questa medaglia, che sarà la medaglia di tutti. E credo, Presidente, amici tutti, che questo grande messaggio di fiducia che oggi questi ragazzi ci stanno dando, tutti, questi sorrisi, sia bellissimo che parta da Tizio Calabro e dal nostro mezzogiorno. Credo che debba partire di qua questo messaggio per tutto il Paese. Sì, noi ce la possiamo fare. Il nostro Paese può vincere le nostre battaglie. Ce la possiamo fare. Perché la scuola riapre e il Paese riparte. Grazie a tutti. Grazie.